L'episodio della trasfigurazione è emblematico. È una teofania certamente, ma sottende anche un'antropofania, nel senso che noi abbiamo un'anima immortale, una scintilla divina, essendo create ad immagine e somiglianza di Dio, ma ancora non sappiamo chi saremo da redenti. Cristo rivela qualcosa della sua vera natura ai tre apostoli per comunicare a tutti noi chi siamo veramente se rimaniamo in Lui. Ogni persona ha una grande dignità agli occhi di Dio. Ecco perché ha inviato suo figlio, nato da donna, per opera dello Spirito Santo ed eternamente generato dal Padre Celeste. Uno dei compiti principali di Gesù Cristo è quello di divinizzarci, salvandoci dalla nebbia dei peccati che spiò sulla croce per noi. Tramite Mosè, Dio ci ha rivelato la legge divina da osservare per la nostra salvezza. Elia sul carro di fuoco indica il destino riservato ad ognuno di noi se ci lasciamo redimere liberamente dall'uomo Dio, Gesù Cristo risorto. La nube è il momentaneo velo tra noi e Dio che dobbiamo sopportare in questa vita terrena affinché si compia il nostro destino, entrare nella pienezza del regno dei cieli, assimilati in Cristo per tutta l'eternità. Questa nube richiama la fede che dobbiamo alimentare nelle realtà trascendentali che ancora non possiamo comprendere a causa dei nostri limiti spazio-temporali. Nell'aldilà, da redenti, vedremo Dio faccia a faccia.